Le associazioni territoriali sono state le protagoniste dell'incontro promosso da Francesco Rutelli nell'ambito dell'iniziativa La prossima Roma, che si è tenuto presso il Teatro Nino Manfredi di Ostia, un territorio tormentato ma ricco di impegno e passione civile. Cosa proporrete oggi? Noi proponiamo intanto un fatto di metodo che è importante per la partecipazione, perché noi a questo processo di partecipazione nel corso degli anni, come sapete, a Ostia l'abbiamo fatto e abbiamo lavorato moltissimo per questo. Vedete qua addirittura il grande concorso internazionale che abbiamo organizzato, il contratto di quartiere, con 130 abitanti di Ostia che hanno lavorato a lungo su questa cosa qua. Oggi una delle tematiche è quella dell'associazionismo. Noi come associazione Viva la Vita ci occupiamo di malati di SLA e di malattie rare ad alto impatto sociale. Vorremmo capire da queste persone che vogliono impegnarsi quanto vogliono impegnarsi per i più fragili, perché la società deve aiutare ovviamente tutti, il concetto di società è proprio questo, si parte dai più fragili, dai più deboli, per passare a tutti gli altri. Noi siamo pronti a dare il nostro contributo. Veniamo da un momento terribile, difficilissimo e tutto sembra fermo a Ostia. C'è il grande impegno di Vulpiani per riportare correttezza, ordine e legalità in questo territorio. Avrà questo compito il commissario per un anno e mezzo, ma senza una riscossa civica, cioè di partecipazione delle associazioni, dei rappresentanti dei quartieri, del volontariato, della voglia dei cittadini di migliorare questo meraviglioso territorio che è il litorale, l'entroterra, che è Ostia, ma altri quartieri dove vivono decine e decine di migliaia di persone, non si va da nessuna parte. Allora, il contributo che noi diamo è un contributo civico, un contributo di servizio alla città. Ostia deve ripartire, io credo che abbia in sé tutti gli elementi per poterlo fare, bisogna, diciamo, ricominciare costruendo una classe politica, una classe amministrativa che abbia ben presente quali sono le sfide da affrontare, che sia preparata e anche con una partecipazione delle persone, una partecipazione civica che è necessaria per poter essere una città nella città, che poi è sempre stata la vocazione di questo territorio. È triste vedere Ostia commissariata per mafia. Beh, certamente anche perché stiamo parlando non di un piccolo quartiere, stiamo parlando di una grande città e questo naturalmente mette anche Roma in una condizione molto particolare che deve di riflessione sul rilancio della legalità in un territorio così grande. Se Roma non recupera questa dimensione di legalità, beh, sarà difficile anche dargli futuro, dare sviluppo. Andiamo alle elezioni senza Ostia. E questo naturalmente è una ferita. Dall'altra parte abbiamo la necessità naturalmente di fare in modo che queste elezioni davvero facciano dimenticare il passato. Roma è 8 anni che non viene amministrata.